Ciao, Namaste. In questo nuovo video andremo a vedere come realizzare i 5 riti tibetani. Per il primo rito tibetano mi posiziono con i piedi alla distanza delle anche, apro le braccia all'altezza delle spalle e cominciamo a girare su noi stessi in senso orario per un minimo di 3 a 5 ad un massimo di 7 rotazioni. Se vogliamo, possiamo portare il palmo della mano sinistra rivolto verso l'alto e il palmo della mano destra rivolto verso il basso. Alla fine delle mie rotazioni vado ad incrociare le dita delle mani e porto i pollici in appoggio nello spazio tra le due sopracciglia per evitare ogni sbandamento. Dopo alcuni istanti saremo pronti per passare al nostro secondo rito tibetano. Qui andremo a stenderci sul tappetino portando i pollici delle nostre mani sotto i glutei, estendendo bene le gambe con i piedi a martello. Espirando, vado a far salire le gambe perpendicolari al tappetino e contemporaneamente sollevo spalle e testa. Inspirando, porto spalle, testa e gambe a terra. È importante ogni volta che saliamo evitare di sforzare troppo il collo e la cervicale, cercando di far partire il movimento dal centro del nostro addome. Alla fine delle mie ripetizioni posso recuperare e riposarmi qualche istante in Shavasana. Per il terzo rito tibetano avremo invece bisogno di portarci in ginocchio al centro del nostro tappetino. Andremo a puntare le dita dei piedi a terra e verificheremo che le nostre anche siano in linea con le ginocchia per tutta la durata dell'esercizio. Porto le mani in appoggio dietro alla zona lombare con le dita rivolte verso il basso. Inspirando, apro bene il petto, guardo verso l'alto ed espirando, riporto il mento verso lo sterno. Questo terzo rito tibetano può essere molto intenso, quindi è importante, soprattutto all'inizio, non eccedere nelle ripetizioni. Tre andranno benissimo, possiamo arrivare ad un massimo di 7 ripetizioni, almeno per le prime volte. Alla fine di questo rito posso riposare e recuperare un attimo nella posizione del bambino, Balasana. Per il quarto rito tibetano avremo bisogno di sederci al centro del nostro tappetino con le gambe ben stese, i piedi a martello, le mani posizionate ai lati dei nostri glutei con le dita rivolte verso i piedi. Inspirando vado a sollevare il bacino, guardo verso l'alto ed espirando mi risiedo riportando il mento verso lo sterno. È importante in questo rito non spostare mai piedi e mani che rimangono sempre nella loro posizione iniziale. Dopo le mie ripetizioni posso riposarmi flettendo leggermente le gambe, poggiando le mie braccia sulle gambe e guardando verso il basso. Infine, per il mio ultimo rito tibetano avrò bisogno di portarmi nella posizione del cane a testa in giù, quindi dalla quadrupedia con i polsi ben allineati sotto le spalle, le dita delle mani ben aperte, le ginocchia sotto le creste iliache. Espirando vado a portarmi nella posizione di Adho Mukha Svanasana. Da qui, rimanendo sempre con le dita dei piedi a contatto con il tappetino, inspirando mi apro nel cane a testa in su, guardando verso l'alto ed espirando ritorno in Adho Mukha Svanasana. Le ripetizioni che posso eseguire per ogni rito tibetano vanno, come dicevo all'inizio, da un minimo di 3 a 5, a massimo 7 ripetizioni se è la prima volta che eseguiamo questi riti. Con il tempo possiamo aggiungere ogni settimana una ripetizione in più ad ogni rito, fino ad arrivare ad un massimo di 21 ripetizioni per ogni rito tibetano. Per approfondire ti lascio qui sotto nell'info box il link correlato al post che trovi sul mio blog. Se
Spero veramente che questo video ti sia stato utile. Se sì, non esitare a lasciare un bel like o un commento qui sotto. E ricordati che potrai terminare i tuoi 5 riti tibetani riposandoti un attimo in Balasana o magari aggiungendo una piccola meditazione. Grazie per avermi seguito. Namaste.